E buonasera a tutti, 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 tutti quanti. Siamo tornati con questa Spring Championship di OSR Italian Idiot Players in quel di Spielberg, mentre scorrono un po' gli highlights della scorsa gara. Buonasera al carissimo Fede. Buonasera Nick, buonasera a tutti. Io ti lascio subito la parola per introdurre questo bellissimo evento come sempre. Sì, come hai detto tu, siamo al secondo appuntamento di questo breve Spring Championship che prevederà, oltre a questa, poi altre due gare. Quest'oggi, come hai detto, siamo al Red Bull Ring, sarà un evento particolare in quanto si sfideranno le Lamborghini e le Porsche Carrera Cup 992. Non sappiamo ancora la scelta di tutti i piloti, quindi sarà una sorpresa anche per noi durante le qualifiche capire chi avrà fatto una scelta piuttosto che l'altra. Come al solito, 22 minuti di qualifiche con 60 minuti di gara, pit stop obbligatorio con rifornimento obbligatorio a tempo fisso di 25 secondi. Il cambio gomme non è obbligatorio, chi volesse cambiare deve considerare i 5 secondi aggiuntivi, per quindi un totale di 30 secondi per la sua sosta ai box. Pit window di 40 minuti, sarà gara asciutta. Una cosa particolare è che per una questione di balance of performance in questo circuito, in questo particolare circuito, sono state riviste un po' le prestazioni. Quindi alla Porsche sono stati tolti 20 kg di peso di zavorra, mentre la Lamborghini è stato aggiunto un 20% di restrictor sulla potenza. Questo per aperto, scusate ragazzi, buon proseguimento. Perfetto, grazie Mark. Ciao Mark. Ok. Questo per equilibrare un po' i valori in campo, in quanto, come sapete, la Porsche non ha un traction control, è una macchina un po' più scorbutica da guidare. La Lamborghini invece è molto più fluida, molto più semplice, e facendo le prove, ci hanno detto gli admin, hanno visto che c'era una notevole differenza tra queste due vetture. E quindi scelta curiosa, e sarà ancora più curioso capire chi avrà scelto la Porsche, chi la Lamborghini. Come consumi, diciamo, a livello di benzina siamo abbastanza allineati. Come dicevamo, la Porsche, non avendo il traction control, sicuramente devi avere una gestione più pulita, più oculata sulle gomme, quindi è facile magari chi ha magari il piede pesante, è facile che consumi di più le gomme e quindi la sosta sia molto probabile con i 5 secondi aggiuntivi per mettere le gomme nuove, però mai dire mai. Intanto che scorrono gli highlights della gara di Valencia, ricordiamo anche com'è finita il primo round, con la vittoria di Gioele Gabrielli davanti a Simone Giuffrida e Pietro Beccia. C'è stato un colpo di scena però con la disconnessione di Emirates quando era leader incontrastato, quindi speriamo di rivederlo all'opera questa sera, perché è veramente un gran pilota. Allora, nel riquadrino vediamo già le macchine ferme, sì, ai box. Server, quindi adesso ho messo gli highlights mentre si vede la classifica. Perfetto, perfetto. Quindi a breve poi andremo anche live in Austria. Qui appunto la classifica con 30 punti Gabrielli, 24 Giuffrida, 19 Beccia. Poi Pelliccioni, Auletta, Gazzi, Rattu, Donnini, Luin, Conversano. Questi i primi 10, ma sicuramente oggi poi vedremo nuovi volti e nuove sorprese, quindi classifica sicuramente tutta da definire. Bene, bene, bene. Mi aspetto grandi cose.
qualche sorpresa magari vediamo. Allora, la, diciamo, andare sulla scelta semplice, si potrebbe vedere una prevalenza di Lamborghini. Però, se qualcuno vuol fare un azzardo, la Porsche comunque è una gran macchina, perché se impari a domarla, riesci veramente a toglierti delle belle soddisfazioni. Già da qui, dal riquadrino, vediamo comunque una scelta abbastanza varia. Vediamo Lamborghini, Porsche, sembrano ben divise. Unique poi ha avuto anche l'opportunità di commentare, io ero assente a Valencia, c'era Marco, è stata una gara veramente bella, in più con diverse cose interessanti. Appunto, qui c'è sempre la safety che è bellissimo, e è stata introdotta anche la DG Live, che rende tutto più interessante ancora. E no, devo dire, veramente è stato bello. Anche pochi contatti prima nel briefing, il buon Mark, che fa parte della DG, faceva i complimenti per comunque la pulizia di gara 1, che ha permesso anche di intervenire in tempo e bene o male prendere la maggior parte degli episodi già durante la gara, quindi tanta roba, bello 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 bello, e te la sei persa perché era veramente meritava. Ma oggi sarà altrettanto, non ho dubbi in merito. Assolutamente, beh, come sempre lo spettacolo OSR sarà garantito. Speriamo di avere tanti partecipanti, purtroppo abbiamo saputo di qualche defezione, se non erro 5-6 assenti, però speriamo di raggiungere comunque un bel numero, anche perché poi il Red Bull Ring è un circuito che si presta molto a tante battaglie. Insomma, abbiamo commentato anche l'Endurance un paio di mesi fa, e abbiamo praticamente commentato 6 ore di battaglie. Sì, decisamente è una pista che si presta veramente a dar battaglia, perché ha i punti abbastanza buoni per provare l'attacco, ne ha tanti appunto di zone favorevoli per provare a infilarsi. Sì, assolutamente. Intanto siamo quasi alla fine delle prove libere, giusto Nick? Manca... Sì. Ok, corretto. Finito adesso, quindi possiamo andare magari schermo intero, anche per vedere un po' i partecipanti e le scelte delle vetture, come dicevamo prima. Eccoci qua, ok, siamo momento 14, sì, c'è una netta prevalenza Lamborghini, però comunque abbiamo 5 Porsche con Maceroni, Donnini, Bottiglieri, Compalati e Elio Sessa, i Temerari. Decisamente sì, però non è detto, soprattutto attenzione a Maceroni, che è accreditato veramente di un grande ritmo, a quanto si diceva nel pre-gara. Assolutamente sì, così sembra, e facciamoci sorprendere. E purtroppo al momento siamo in 14, come dicevamo prima, con le 6 assenze, però comunque regaleranno assolutamente tanto spettacolo anche questi 14 partecipanti. Iniziano le qualifiche, 22 minuti, allora vediamo se abbiamo anche qualche tempo di riferimento. Con la Porsche il buon Mark ha girato in 1:29.1. Esatto. Vediamo se qualcuno riuscirà ad avvicinarsi a questo super tempo del buon Mark che non partecipa
in questo campionato, perché come dicevi tu prima, Nick, essendoci la DG Live, ha preferito lasciare posto e magari lasciare trionfare qualcun altro. Ci sta, ci sta. Stiamo apprezzando il Red Bull Ring nel tiro di lancio di Gioele Gabrielli con la sua Lambo. E magari siamo on board, che così raccontiamo un po' il circuito austriaco. Una curva da sopra, poi torniamo on board per il primo giro. Eccola qui, la Lamborghini di Gioele Gabrielli, che si lancia, calla ancora le gomme, quindi non so se sarà un tempo veloce. Arriva adesso alla prima curva, la Niki Lauda curve, così 90 gradi a destra, poi leggera salita, full gas per arrivare a questa leggera svolta a sinistra, frenata profondissima per arrivare al tornantino Remus. A stare cuciti al cordolo, quasi la perde. Qui si va giù, poi in discesa, curva 4. Evito di dire i nomi in austriaco perché sennò uscirebbero delle pronunce sbagliate. Anche qua molto cuciti al cordolo, lasciare sfilare poi la Lamborghini per arrivare in quarta marcia. Tratto centrale, si mette la terza, prima curva a sinistra, alla Rauch, piccola divagazione qui con due ruote sulla sabbia, altra a sinistra, curva 7, curva 8, quindi se si arriva poi al secondo settore, breve allungo per arrivare alle ultime due, una doppia destra, quasi 90 gradi, la Rindt, curva 9, con Gabrielli che adesso alza il piede forse per rilanciarsi. Attenzione ai track limits qua, ad andare troppo larghi. Curva 10, curva Red Bull, per ritornare sul traguardo. Primo giro comunque non significativo per Gioele. 34,8, anche annullato. Sì. Pelliccioni, Pelliccioni si è messo davanti a tutti in 31 con Auletta, Maceroni a 7 decimi, poi Maggi a 8. Però ci sta magari un primo giro abbastanza cauto per piazzare un tempo, prendere un po' confidenza con il circuito e magari rilanciarsi già nel secondo tentativo in modo da essere molto più competitivi. È nella scia proprio di Pelliccioni, eccolo lì, lì davanti, lo tiene anche un po' come punto di riferimento Pina Uletta. C'è una vettura che procede lentamente, una Porsche, però non dà fastidio, non dà fastidio, però sì. Andando forte entrambi, sia Pelliccioni che Auletta, addirittura Auletta, forse Pelliccioni più forte, vediamo. Arrivare già adesso il 29, vediamo con Pelliccioni che arriva adesso sul traguardo per chiudere in 29, 720, migliora ulteriormente la prima posizione provvisoria, 31 Auletta, ha perso un po' nell'ultimo tratto. Però iniziamo un po' ad avvicinarci a quel tempo di riferimento che abbiamo detto prima del 29.1 di Mark. Prima delle Porsche al momento rimane Maceroni, però a un secondo e uno dal 29.7 di Pelliccioni. E ancora tanta differenza. Elio terzo, 1 e 1, 38 anche per lui, ma per
18 millesimi si mette davanti a Maceroni. Diventa così la prima delle Porsche. E diciamo che essendo così pochi non dovrebbero esserci problemi di traffico, quantomeno in qualifica. Quindi chiunque dovrebbe riuscire a fare almeno un giro pulito senza grossi problemi. Eccolo qui Pelliccioni che torna sul traguardo, non si migliora per pochissimo, forse Auletta gli va davanti. Pino Auletta 1:29.557, Maceroni subito dietro, si porta a due decimi, i primi tre sotto il muro dell'1:30. Ottimo, direi. Inizia a riscaldarsi un po' la situazione qui in qualifica, manca ancora Gabrielli, il vincitore di Valencia. Conversano 1:29.517, 40 millesimi davanti ad Auletta. Attenzione, qui diversi sono on fire, sotto il 30 è un bel girare, signori. Ah, decisamente, sì. Al momento i primi quattro stanno facendo veramente un altro mestiere, perché poi il quinto è Rinaldo Luin, ma a 1:02, quindi stiamo parlando di un 37. Girardelli si migliora, ma rimane in undicesima posizione, 32:0. Maggi. Gabrielli che è poco più avanti e sta per chiudere. Seguito proprio da Maggi. Ecco qui. Gioele ancora senza davanti tempo. Davanti a tutti! Maggi sesto. 29:4. Scende. 170. Scende. Lunin la rischia di perderla, sì, che controllo limit. Di Rinaldo, grandissimo controllo, ma purtroppo ha annullato il giro. E non era male, perché ha fatto un 31-1 con quell'errore. Stava migliorando, il 30 basso lo poteva fare assolutamente. E comunque ragazzi, i primi tre in meno di un decimo, Gabrielli con Versano, Auletta 87 millesimi, poi subito dietro Pelliccioni e Maceroni. Effettivamente sì. E come diceva, al momento Maceroni su Porsche sta facendo la differenza sugli altri, perché ha rifilato 8 decimi a Donnini, un secondo a Elio, è riuscito a trovare la quadra con la scorbutica 992. Non si migliora Pelliccioni, si sta migliorando lui, ne andiamo on board. Lui, vediamo se riesce a non fare l'errore nell'ultimo tratto, può fare un bel balzo in avanti, magari scavalcare anche Maggi e salire in sesta posizione. E lo fa. Bellissimo 35. Per lui, bravo Rinaldo che si mette in sesta posizione. C'è un po'. Ora si sono fermati i box con Versano, abbiamo visto anche Gabrielli, forse per mettere il secondo treno. Ricordiamo che ci sono solo 4 treni di gomme disponibili, quindi verosimilmente chi non vorrà fare il cambio gomme potrà avere 3 tentativi con gomma nuova e poi tenersi il treno nuovo non usato per i 60 minuti di gara. Poi chi invece vuole effettuare il cambio gomme, è vero che magari un giro non influisce troppo sull'usura, anche perché
comunque non c'è una grossissima differenza, così come si vede con le monoposto. Queste gomme poi possono fare tranquillamente lunghi stint di gara a prestazioni non troppo distanti dalla qualifica. Campionato ben pensato, comunque mi piace sempre di più l'idea di cambiare auto e poi questa scelta multipla, ma con auto livellate in base comunque all'esperienza e capacità di dei forti che organizzano e sanno quello che fanno. No, ma poi soprattutto perché ti dà modo anche di provare tutte le vetture presenti su Assetto Corsa competizione. Sesto Tonnini scalza lui in... Sì, esatto, è interessante perché soprattutto magari ogni tanto qualcuno non va a provare esplicitamente un'auto perché cioè perderebbe troppo magari rispetto agli altri che sono abituati con l'auto che hanno. In questo modo, a parte chi usa molto molto l'auto specifica, diciamo che dovrebbe essere molto livellato, cioè dovrebbe livellarsi ancora di più. Esatto, anche perché generalmente, poi ovviamente non è così, però nella maggioranza dei casi vengono usate le GT3 e quasi sempre quelle 3-4 marche, o comunque nella prevalenza quelle 3-4 marche, quindi Ferrari, BMW, Mercedes, McLaren, bene o male nella stragrande maggioranza delle gare vediamo sempre queste marche. Qua invece abbiamo visto appunto prima gara con la BMW, qua Lamborghini, Porsche, la prossima avremo le GT2 che abbiamo imparato un po' a conoscere anche il lunedì con il campionato EOS, quindi Maserati, KTM. È molto bello, molto vario, ti fa provare tutte le vetture e chissà, magari scoprire anche una vettura che non avresti mai provato senza questo campionato. Ah no, chiaro, chiaro, può anche essere che scopri un amore. Comunque ogni vettura ha le sue punti buoni e i punti negativi, ma poi c'è anche comunque il discorso molto personale di chi, dei vari piloti, di chi ha delle tendenze verso una parte o verso un'altra per lo stile di guida, quindi chiaramente bello, 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 ben detto. Sì. E poi ci sarà il gran... Scusa, che Gabriele è verde, scusa. Ok, rimaniamo con l'occhio su Gabrielli. Stavo dicendo, e poi ci sarà il gran finale il 18 giugno al Nordschleife. Spettacolo. E chissà, vedremo lì se qualcuno azzarderà la Mustang, la nuova Mustang che sta facendo tanto parlare. Che si dica vada forte forte. Ha abortito il giro Gabrielli. Sì, sono molto curioso. Retra. Molto curioso della Mustang, che tra l'altro in teoria avremo l'opportunità di vedere e mostrare per chi è interessato domani. A Spa, sì, nell'evento FMP, quindi chi vuole dare uno sguardo un po' alle prestazioni di questa Mustang è benvenuto, può seguirci. Sì, io stavo parlando con Gianluca che domani parteciperà, ha detto che fa paura veramente come macchina, senza mai guidarla al primo tentativo ha sparato il best personale dopo aver fatto decine e decine di giri con altre vetture. Sì, interessante, sono veramente curioso, veramente curioso. Maggi sta facendo un gran giro, occhio a Maggi, se non sbaglio le ultime due tra casa veramente un bel tempo. Una cosina, ma vediamo. Sesto, scalta Donnini e Luin. 32, però ancora non riesce ad abbattere il muro del 30. In 5 l'hanno fatto, ma comunque in tanti ci sono lì, sono vicini.
che vedo molti che migliorano, poi spingendo fanno piccoli errori e riperdono, ma potenzialmente tanti hanno questo 29. Occhio Gabrielli 29-0! 29-0! Attenzione Gabrielli che vola! Vola sì, qua apre il gap su Conversano. Se prima erano molto attaccati i primi 5, adesso mezzo secondo, quasi tra il primo e il secondo. Maceroni! Secondo anche lui! Mamma mia, guarda lì, 4-6-8, 4-8-0, 5-2-0, il distacco del secondo, terzo e quarto. Vicinissimi tra di loro, ora solo Gabrielli ha messo veramente... Ora alza, o meglio, ha alzato l'asticella, non ha messo niente. Ha messo tanto gas. L'ha alzata decisamente, 29-0. Siamo quasi sul 28 qua. Potrebbe aver messo una seria ipoteca sulla pole position, qui tutta di traverso. Con Palati ci regala questo drift con la 992. Lo dicevamo, la Porsche è veramente difficile da controllare. Giro annullato. Gabrielli si stava ancora migliorando, se possibile, incredibile. Vuole il 28, Gioele. E ce l'ha comunque nel piede. Sì, sembrerebbe di sì, perché ha fatto 29-0 e è stato verde per buona parte del giro. Che rischio, Bottiglieri. Bottiglieri con Maceroni che passa sul traguardo. Non si migliora, però. Tanti track limits. Sì, sarà anche una... In pista, in gara, interessante. In gara, esatto, sì, una questione interessante questa. Devono stare molto attenti. È vero che poi in qualifica, ovvio, si cerca di più il limite. Questo sicuro, no. Questo sicuro. Però Red Bull Ring sì, è una pista che si presta molto ai track limits. Come vediamo qua anche Maggimo e dietro anche l'altra Lamborghini. Sfruttano veramente tanto, tanto la pista. Elio arriva sul traguardo per migliorarsi, ma rimane in nona posizione. Stavo dicendo, mancano un po' l'appello con Versano e Auletta in questo secondo sì, stint. Auletta fermo. Con Versano qualche giro l'ha fatto, ma fa fatica, non riesce a scendere sotto il 29.5 che ha stampato prima. Già da un po', tra l'altro. Ultimo tempo 31. Vediamo ancora, forse questo è un altro tentativo. Poi non so anche a livello di carburante come sono messi, però ancora un paio di tentativi, un paio di giri li può fare. Quantomeno per andare all'attacco di Maceroni. Gabrielli mi sembra inarrivabile al momento. È dentro da 4 minuti con Versano. Rilancia anche Luin che non si è migliorato nell'ultimo passaggio, 2 decimi più alto il suo tempo. Vediamo Maceroni, fatto riposare le gomme. Tutti ora stanno forzando tantissimo le ultime due curve e... forse anche per capire il limite, perché lì è un punto dove se riesce ad affrontarle bene, non tanto l'ultima ma la penultima, se riesce ad entrare con la giusta velocità e la giusta traiettoria, riesce a guadagnare quei decimi importanti. E tra virgolette l'ultima viene da sé se azzecchi la penultima, perché uscendo nella giusta traiettoria poi la pista col banking ti porta dentro. Non che sia scontato farla, però azzeccando la prima, la seconda diventa molto più semplice da chiudere.
Decisamente sì, ora molto pulito Maceroni, vediamo come arriva sul traguardo. 29,5. 29,5. Non è, di un nulla non si migliora, però in 30 millesimi, per 30 millesimi non si è migliorato, però era comunque un grande giro. Lui in settimo, 32, si avvicina ancora un po' al 29, non ci arriva mai vicino il buon Luin, il buon Rinaldo. Gabrielli ora alzato, niente, niente 28. Se gli riesce a Gabrielli, no, risalire. beh, non ha più la possibilità No, no, per, alzato non di c'è più. rialzarsi. No, teoricamente volendo forse ce la fa a non prendere bandiera. Egli rimane lì. Secondo me si ferma, vediamo. Ah, sta facendo sì, forse un altro tentativo riesce a farlo. Lo fa? Andiamo a vederlo così allora. 33-1, sì, decisamente ha alzato il piede per provare a rilanciarsi l'ultima volta, non ne ha bisogno. Ha Annullato. già annullato, sì. Niente. Niente on board con Gioele. Ora lui che è vicino al suo tempo, però ora ha perso di nuovo. Stanno arrivando Ghirardelli di Fronzo, ma non stanno migliorando. Infatti, Ghirardelli si è già ritirato. Luin. Allora, c'è Conversano anche più indietro, non so se effettivamente. Sì, potrebbe anche. Sicura. Cosa ha riperso? Vediamo, andiamo su Conversano. È l'unico che può far qualcosa, o quantomeno attaccare la prima fila di Maceroni. Sì, più di quello è impossibile, anzi. Sta diventando utopico. Vediamo se ora riesce a fare la differenza qui rispetto a se stesso. No, no, in realtà ha perso di nuovo, quindi no, niente, niente. Arriva sul traguardo, gira in. No, 32, niente da fare. E allora, Questa è. pole position di Gioele Gabrielli con la Lamborghini numero 35, 1, 29, 0, 37. Super tempo per il portacolore Lamborghini che ha fatto fucsia non in tutti i settori, in realtà, nel primo settore è super Conversano con un 22 e 3. Che quindi vuol dire che riesce ad interpretare molto bene la prima curva. Poi Sì, va però forte. dominio soprattutto nella parte centrale dove ha fatto la differenza Gabrielli. Quindi affiancato da Maceroni su Porsche numero 88, seconda fila Conversano Auletta, terza fila Pelliccioni Maggi, quarta fila Luin Donnini, quinta fila Sessa Comparati. Sesta fila di Fronzo Ghirardelli, settima ed ultima fila Bottiglieri e Murgida. Molto molto bene, comunque interessante, sono molto vicini, due gruppetti diciamo, ma sono vicini. Molto curioso di vedere se Gabrielli ne ha per provare a scappare o meno. Sì, i primi sei, almeno sul giro secco, hanno dimostrato di avere qualcosina in più, da capire Gabrielli che forse ha quello sprint per allungare e lasciare poi Maceroni, Conversano, Auletta e Maggi un po' nella battaglia per il secondo posto. No, è sparita una vettura intanto. È sparito Conversano. Sì, al momento non lo vedo nemmeno io. Speriamo non sia nulla di grave. C'è proprio sì, piazzola vuota, ma anche nel live timing non c'è più. Ancora 1 minuto e 15, vediamo se riesce a rientrare. E poi in realtà da Luin in poi
No, da maggio in poi sono bene o male tutti lì. Quindi potrebbe crearsi un bel gruppo in lotta per la sesta posizione. Assolutamente sì. Tutto da scoprire, tutto da scoprire. Sono molto, molto curioso. Allora, qui in classifica con Versano ce lo dà. Non so se è riuscito a rientrare a questo punto. Mancano 15 secondi, dovrebbe rientrare adesso o quantomeno rientrare nel giro di durante il giro di formazione in modo da partire dalla pit lane, perché sennò potrebbe essere il primo colpo di scena. Peccato, perché perdiamo già un protagonista. E ok, intanto si parte per il giro di formazione. Vediamo poi partenza lanciata come di consueto, in pieno stile GT. Curioso vedere anche le strategie, perché come dicevamo c'è il tempo fisso di 25 secondi, 30 se si vogliono cambiare le gomme. E intanto ci arriva la comunicazione ufficiale, sì, purtroppo con Versano ha avuto problemi di connessione, non so se riuscirà a rientrare. Mannaggia, peccato, peccato. Bello, 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 bello. Mi spiace per Conversano, ma sono gasatissimo per questa gara. Sì, lui un po' meno, però. No, ovvio, mi spiace tantissimo per lui. Come se il meccanico gli avesse girato male una vite nel motore uscendo dal pizzo rotta. Esatto, sono proprio cose che si possono comparare a un problema tecnico della vettura. Ci siamo. Gabrielli che sta facendo l'ultimo tratto del Red Bull Ring, seguito poi da Maceroni, e quindi seconda fila saranno Auletta e Pelliccioni. Poi Maggi, Luin, Donnini ed Elio Sessa, poi con Palati di fronte, Ghirardelli, Morgida e Bottiglieri. Traiettoria esterna per il numero 35 Giulio Gabrielli, interno per Maceroni. Vediamo anche sullo scatto tra Lamborghini e Porsche chi avrà la meglio. Per Maceroni sarà fondamentale riuscire a mettere subito davanti il muso della Porsche a quello di Gabrielli, in modo da bloccare un po' la possibile fuga. Wide, ora attenzione alla bandiera verde che sta per scattare. Bugmaster Rock'n'Roll parte alla grande, Gioele Gabrielli che si mette subito davanti e riesce a difendersi da Maceroni, con dietro Auletta e Pelliccioni che vanno quasi al contatto. Dietro c'è anche una vettura, se non sbaglio proprio Rinaldo Luin, che è andato a tagliare curva 1 passando sull'erba per evitare i contatti. Curva 1 dell'Austria che solitamente è sempre teatro di incidenti molto importanti, ma bravissimi tutti i 14 piloti. Lì dietro era, penso che era Maggi. No, è tornato con Versano? No, Auletta.
Aulesta, Auletta, mi è tornato nei tempi, non capisco più nulla. Ah sì sì, c'è no, Conversano, lui è Conversano che ha fatto il sorpasso alla fine della 3. Mi è apparso all'improvviso. Che partenza. Fortunato a rientrare poco prima dello start a questo punto. Il mio ottimismo per la gara ha portato bene anche a lui. Tiriamo. E quindi tutto è invariato lì nelle prime posizioni. Con i primi due che cercano subito la fuga, già 1,5 di vantaggio per Gabriele Maceroni su Conversano, Auletta, poi Maggi in quinta posizione. Tanto salutiamo anche Kiri 84 per il team TCCN. Dai, TCCN, regà. TCCN quindi con Ghirardelli e Murgida. Qui Maggi con Auletta che ha dato largo, sì. Largo qui Auletta, Maggi può avere una chance, non ha la scia, questo forse dà un po' di vantaggio ad Auletta nel difendersi. Interno però vediamo se tira lo staccatone, no, si accoda, che un Maceroni vicinissimo. Ora Gabrielli. Chiude la porta, occupa tutta la pista nel limite del possibile. Errore, quindi Maceroni. Maceroni, sì. E questo dà modo a Gabrielli di scappare. Beh, oddio, mica tanto. Ha tenuto comunque giù. Giusto di respirare una volta in più. Non ha assolutamente alzato il piede. Maceroni, anzi. Vuole rendere difficile la fuga a Gioele Gabrielli. Beh, ci sta, magari ha puntato più sulla gara che sulla qualifica. Sì, potrebbe aver il pilota senso, Porsche. Però comunque continuano ad allungare su Conversano, eh? Ora già a 2,4 secondi da Gabrielli. E poi dietro tutto il gruppo ancora molto vicino, con Luin alle prese con Donnini che è riuscito a scavalcare Rinaldo Luin per la settima posizione. Eccolo qui con la sua Lamborghini dorata nella morsa delle Porsche, perché dietro c'è Elio Sessa anch'esso su Porsche 992. Bella lotta qui per la settima posizione, così come per la quarta, con Maggi e Pelliccioni che stanno tornando su Auletta. Più vicino meglio, perché se è molto tire molle in generale un po' tra tutti nei distacchi sopra il secondo Maceroni in questo momento, 32. Sì. Deve aver fatto un altro errore nel settore centrale, perché nel T1 era 6 decimi e poi è scivolato a 1-1. Attenzione, Elio Sessa che si butta all'interno con Luin che allunga la frenata e rimane davanti. Elio di traverso! La tenuta. Ha dovuto. Poi ha perso la posizione su Di Fronzo e anche su, credo abbia perso anche un'altra posizione. Così si deve fermare per tenere, però bravo Elio. Sì, ha perso anche la posizione su Compalati, quindi è scivolato in undicesima posizione. Ma rispetto al muro tanta roba. Ah beh, sì, decisamente. Ora deve ricostruire un po' la sua gara il Boneglio, ma sicuramente non molla niente. Poi siamo a 5 minuti dall'inizio, quindi la gara è tutta che... Dentro! Finito, mamma mia! La perde ancora! La tenuta! Non ci sta neanche con Palati, che...
esce fuori pista quasi per passare Elio e si riprende. Se la riprende. Fatto bene a non andare al replay, perché qui non so quanto fosse voluto l'attacco di Elio. Mi sembrava molto lontano rispetto a Companati, sì, però fortissimo, l'ha tenuta comunque dentro, bravissimo a tenerla. Pelliccioni che tiene giù il piede, comunque non ha perso quasi niente, malgrado è andato nell'erba. Se fosse uscito pulito probabilmente aveva lo spunto per andare, ma resta vicinissimo. Occhio. No, invece scusami, è Magica, fa quell'acqua. Era Magica. Ha fatto l'errore, ne approfitta Pelliccioni davanti a Auletta, invece se n'è andato, 1-4, anzi sta riducendo un po' su Conversano. Tanti errori, questo comunque dimostra la difficoltà di guida con Porsche e Lamborghini. Sì, non scontato affatto, soprattutto se non sei un po' abituato, non è una macchina che è così rapida da prendere, anzi c'è chi dice che non ce la fa proprio. Sotto la Porsche. E intanto i primi due sotto il 30, sono gli unici, 29.5 e 29.7. Un secondo e mezzo ha già dato Gabrielli a Maceroni, ma attenzione perché basta poco, tantissimi track limits, tra cui uno anche per Gabrielli in questo momento, quindi occhio perché l'abbiamo detto in qualifica, potrebbero essere decisivi. Assolutamente. Sì, adesso non so quanto sia il limite imposto dei track limits, però insomma iniziare ad annullare i giri già nelle prime fasi di gara può riservare brutte sorprese poi nella parte finale. 1-2, però Maceroni prova a riaccorciare, soprattutto nel T1 sembra avere qualcosina in più. Poi è nella parte centrale dove Joel, abbiamo visto anche in qualifica, avere quella marcia in più. Lì aveva dato circa 13 a tutti. Nella parte un po'. Deve aver fatto un errore guidata. Con lungo, sì. Però la tiene. Ha rischiato di prendere in pieno l'incolpevole Maggi. E infatti Maceroni adesso ha perso un paio di decimi nel settore centrale. Era 1-2, saluto 1-4, quasi 1-5. 29-6, comunque entrambi sotto il 29, cioè sotto il 30. Ora anche Conversano 29-7. Ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri annullati, quindi 7 track limits come minimo sono nell'ultima tornata, quindi attenzione, veramente attenzione. Comunque sono ancora abbastanza tutti vicini, tutti, è vero, diciamo fuori zona DRS, tutti oltre il secondo, però hanno un ritmo abbastanza simile nei vari gruppetti, come dicevamo prima della gara. Sì. Infatti basta un'imprecisione o comunque un giro non bellissimo o viceversa un gran giro per trovarsi subito in quantomeno in un duello, perché comunque sono 6-7 auto, sono veramente tutte a un secondo poco più, o anche solo magari una bagarre tra due o tre davanti potrebbe subito ricreare il gruppo. C'è Conversano che è un po' nella terra di nessuno, però poi da Auletta fino a mettiamoci dentro anche Elio comunque non sono distanti secondi, l'uno dall'altro. 10 secondi per più di 10, no, per non per più di 10, ma per 7 auto. Come hai detto tu, veramente basta poco per perdere diverse posizioni. Pit window aperta, che rimarrà per 40 minuti, quindi da adesso in poi
i piloti possono fermarsi e scontare già il loro sosta obbligatoria. Come dicevamo, sarà interessante capire chi adotterà una strategia gomma o non gomma. Quello sì, quello sicuramente. Quindi dividere la gara a metà con i canonici 30 e 30 come abbiamo, vediamo solitamente, oppure andare il più lunghi possibile, quindi aspettare gli ultimi 10-12 minuti di gara, effettuare la sosta e poi fare gli ultimi giri da qualifica. Sì, due opzioni. È sempre difficile fare, soprattutto io che non ci giro particolarmente, è difficile fare delle valutazioni. Ma veramente quanti track limits? Anche questo qui altro errore, sì, Maceroni. Altro errore di Maceroni qua, sempre in curva 7. Uscita di curva 6, scusate. Spesso sì. È proprio in inserimento dove la Porsche fa fatica, inserimento di curva. E bisogna combattere con la massa di questa Porsche. Invece siamo con Gioele Gabrielli che ha sparato un 29,7 nell'ultimo passaggio. Si ha una costanza clamorosa, non da meno Maceroni, per carità, però Gabrielli veramente qualcosina in più. E credo non sia mai sceso a questo punto sotto il 30. Sopra il 30, sì. Non ho mai visto un 30, poiché non l'abbia fatto no, non è detto, però probabilmente ha sempre fatto 29. Nel ritmo gara praticamente dell'inizio gli valeva già quasi la pole. Giusto per quasi sì, perché adesso il giro veloce è 29,5, lui ha fatto 29,0, il secondo 29,4 e siamo lì, sì. Esatto, sì. Era da prima massimo seconda fila il ritmo che sta portando ora, quindi wow. Mamma mia, che controllo. Controllo qui di Gioele. 29,4. Mamma mia, questo era quasi un'altra pole era questa. È quasi, se non addirittura 4,02, vero che annullato, quindi non sarebbe valso, però sì. Cronometro questo dice. Belliccioni è tornato su Auletta, poi neanche tanto tornato perché come dicevi prima togli 4 decimi e sei qui. Sì, ultimo giro anche lui abbiamo visto sul 29, credo abbia fatto il proprio 29, best. 29, sì, il suo best. Beh, si è recuperato 7 decimi, 8 quasi, nell'ultimo giro. Allontanato Maggi, che l'ha lasciato in pasto a Donnini e Luin. E ora mette nel mirino Pino Auletta per la quarta posizione. Dietro anche con Palati si sta riavvicinando a Di Fronzo. Sì, stanno cominciando ad accendersi un po' di lucine. Maceroni dopo i primi giri dove ha cercato di rimanere incollato a Gabrielli, ma ha tentato di tutto per rimanere incollato o quantomeno mettere un po' di pressione, perché sapeva benissimo del passo e poi della sì, anche perché poi è vero che sono state fatte questi bilanciamenti, questa sorta di balance of performance, però di fatto la Lamborghini è comunque superiore alla Porsche su questo circuito.
E questo dimostra che comunque, a parte Maceroni, poi abbiamo Donnini in settima posizione, ma le altre Porsche sono dalla decima in giù, tutte le Lamborghini sono lì davanti. Si sta accendendo più di un duello, anche se nessuno vuole ancora rischiare troppo e affondare, ma ci può stare un po' di studio. Comunque penso che ci siano degli assetti, come più volte abbiamo visto, abbastanza sbilanciati tra loro, perché in base ai settori c'è veramente tanto elastico in generale. Sì, anche tra stesse vetture. Sì. Al di là della guida potrebbe, poi per carità, magari per una questione di guida e basta, tutti impiccati e qualche errorino fa sì che ci sia l'elastico del bene e del male. Pelliccioni che non lo molla Auletta, è sempre lì 0-9-1. Sta cercando di mettere un po' di pressione, adesso si avvicina mentre ci arriva la nota della DG, che sono stati attenzionati due contatti ma valutati come contatti di gara, quindi nessuna azione. Bene così. Bella anche questa decisione di fare la DG Live, che sicuramente è molto difficile, perché veramente bisogna avere mille occhi, ma soprattutto essere pronti e veloci nel decidere. Rapidi a trovare il video, perché comunque un attimo ci vuole, e poi sì, a decidere veramente in fretta senza creare disguidi a nessuno. Tanto, occhio bottiglieri vicinissimo, deve aver sbagliato qualcosina Ghilardelli. Ci prova ma poi molla, non si fida, ma è vicinissimo adesso, attenzione. E salutiamo anche ZX Rob, anche lui fa il tifo per il TCCN. Qui Ghirardelli deve difendersi da Bottiglieri, sì, deve aver fatto un errore, però ora riesce leggermente ad allungare. Attenzione Pelliccioni, tre decimi, e ora è molto vicino Pelliccioni alla sua Auletta. Eccolo qua, no, qua siamo su Compalati. Gli dà tutta Lamborghini adesso Pelliccioni. Rompe gli indugi, vuole andare a prendersi la quarta posizione su Pino Auletta, così come fare Compalati su di fronte, quindi teniamo bene d'occhio anche quella lotta per la nona posizione. Come dicevi, si sono accesi in contemporanea questi due duelli. Sì, sembrerebbe che tra ieri e oggi il ticket non vada a nessuno. All together proprio, ma va bene così, va bene così. Pelliccioni è il più vicino in questo momento. Vediamo se riesce a uscire forte. Non è neanche facile stare troppo incollato alla macchina davanti, perché ha pittato, penso. Bottiglieri no, aveva fatto un errore. Ha fatto perché... un super errore, perché ha perso tantissimo. È passato anche Morgida, sì. Purtroppo non l'ho preso in tempo per riprendere, poi erano vicini questi. Tutto da ricostruire anche quel poco che era riuscito, ma stava andando comunque bene in rimonta. E andiamo su Compalati, vediamo se qui differenza tra Lamborghini e Porsche. L'ha preparata bene adesso Compalati, l'ha preparata molto bene qui in uscita, però poi allunga decisamente la Lamborghini di Fronzo.
Era stato intelligente Lorenzo sfruttare tutta la pista e più, come ha fatto anche qua, però poi Di Fronzo è riuscito a trazionare meglio e ad allungare. Non facile, eh? No, non facile. Allora, l'abbiamo visto anche nell'endurance. È un circuito che presta tanto a trenini, battaglie, però poi effettuare il sorpasso non è così scontato. Sì, molto, molta bagarre, ma tendenzialmente che si chiude con il vincente in difesa, spesso e volentieri. Però tanta bagarre, quello sì. È una bagarre che si sta per aprire anche qui, anche se adesso Donnini ha completamente sbagliato curva 1, ma si era decisamente avvicinato a Maggi. Sembra un po' in difficoltà adesso Maggi, perché ha perso tantissimo su Pelliccioni e questo ha permesso a Donnini, ma anche a Luin che si sta riattaccando, si sta creando un terzetto per la sesta posizione. Mentre ci stiamo avvicinando a metà gara, mancano 37 minuti e 40 secondi alla fine, ancora nessun pilota pittato. Vediamo se con l'avvicinarsi della metà gara qualcuno effettuerà la sosta oppure andranno tutti più lunghi. Molto vicino, si sta disperando, si avvicina tantissimo in quella zona della pista, poi ti manca sempre per qualcosina. Arriva forte, pulitissimo e correttissimo a non rischiare nulla, eh. Sì, da qui sembra che comunque con Palati ne abbia veramente tanto di più su Di Fronzo, ma come diciamo prima non riesce a trovare il pertugio per affondare la staccata. A differenza di Pelliccione Uletta, che comunque è stato un lento riavvicinarsi, ma non c'è tutta questa grande differenza a livello di ritmo. Qua secondo me, se con Palati passa, può allungare un pochino. Abbastanza facile. Va lunghissimo, allora. Per forza va lungo. Tiene giù, ma niente, no. E attenzione ai track limits, perché con Palati abbiamo visto tante volte andare oltre la linea bianca. Ancora lui, che adesso va, attenzione! E lo chiude proprio quando abbiamo cambiato. Incredibile. Riesce a passare con Palati su Di Fronzo e prendersi così la nona posizione. Vediamo se adesso conferma quello che abbiamo detto, cioè avere più ritmo del pilota Lamborghini. Wow, ci ha già messo un tot di metro. Però attenzione, intanto si ferma Di Fronzo, approfitta. Che rischio qui per Compalati. Pelliccioni ora è vicinissimo verso la 3. Attenzione a Pelliccioni che ci prova qui esterno, all'esterno, protegge bene Auletta. Invece poi no. Dopo andiamo a rispondere a ZX Rob. Non c'è bisogno, rispondiamo. In realtà tu riconosci i requisiti specifici, tipo quelli della, tipo del simulatore del gioco? Se ci sono medaglie o non medaglie, Fede, sai che onestamente io quello non lo so. Ma allora, in teoria sai che non dovrebbero esserci dei requisiti minimi a livello di rating o altro. Provo a spulciare nel regolamento. Allora, vediamo.
Piccioni non molla. Quindi non per pit count, solo di fronzo, prima di metà gara. No, ok, allora non vedo nessun requisito minimo. Donnini con Maggi che poi si difende e passa anche lui in su Donnini, che ha sbagliato l'attacco e ha perso la posizione anziché guadagnarla. Occhio Luin adesso, però che è vicinissimo a Maggi, sì. Va interno. La tiene dentro, dietro a lui. On fire Luin. Grandissimo sorpasso di Luin, sì. Due posizioni in due curve. Rinaldo Luin sale così in sesta posizione. E anche Pelliccioni, Pelliccioni. Ragazzi, il ticket. Esplosa tutti la insieme, gara. Sì. Pelliccioni che si rimette sotto a Pina Uletta, vuole prendersi la quarta posizione. Adesso sembra essere decisamente in difficoltà la numero 23. Non so se si fermerà in anticipo, magari. In teoria no, perché devi fare per entrare il pit, bisogna prendere la corsia già da prima. Si ferma Maceroni. Maceroni, sì. Prima della mezz'ora, eh? Eccolo lì, mentre qui... Anche Maggi si ferma, quindi diversi piloti hanno di fatto diviso quasi a metà lo stint. Di Fronzo che viene doppiato. Pelliccioni prova all'interno. A vedere, ma... Qua. Oh, l'ha fatta bene, è andato un po' lungo. Auletta, occhio. Si avvicina Pelliccioni, protegge il centropista intelligentemente Auletta, e questo non permette a Pelliccioni di affondare l'attacco, rimane davanti. Molto bene qua nella fase difensiva Auletta, che mantiene dietro Pelliccioni, dietro pin dietro invece Luin, allungato a 1 e 2 su Donnini, segno che aveva veramente un ritmo migliore rispetto ai due avversari che ha superato nel giro precedente. Curioso di vedere il tempo sul giro ora con la pista libera per lui, per Luin anche, sì. Volevo dire lui, però ci sta. Pelliccioni di nuovo qualche metro indietro ora rispetto a come era riuscito ad avvicinarsi prima. Giustamente ha aspettato il sorpasso di qualcun altro per avvicinarsi tanto. Maledetto. E però l'ha fatta bene la 1. No, non basta, prima era più vicino, credo, Comunque, appena finisce la lotta, poi torniamo sul discorso. Oh, come si fa a partecipare? Si toccano. È un incrocio pericoloso tra Pelliccioni e Auletta. Non ha calcolato bene la distanza. E ora all'interno. No. E adesso affonda e riesce a passare. Adesso lo chiude. Chiude la porta, vediamo se prova contrattacco. No, va Pelliccioni, riesce a prendersi la terza posizione virtuale, anche perché Maceroni in realtà ha già pittato, quindi quarta teorica. E adesso vediamo se ne ha per distanziare la numero 23. Rimane incollato comunque. Rimane vicino, esatto. Sì, quello che dicevamo prima, che non c'era una grossissima differenza di ritmo, così come l'abbiamo visto invece tra per Compalati. Infatti sta allungando. Errore di Auletta qui. Sì. Lungo.
ha perso veramente tanto, lascia respirare Pelliccioni. E quindi allora possiamo rispondere a X-Rob, a ZX-Rob. No, non c'è nessun vincolo di rating o altro. Tra l'altro è uscito il messaggio del bot di Stream Elements con i vari social, canali di USR per partecipare e iscriversi. Ti dico, credo che le iscrizioni a questo campionato siano già chiuse. Non vorrei dire una stupidata, però non so se puoi magari registrarti come wild card per gli ultimi due round, però eventualmente potresti chiedere, sì. Potresti provare a chiedere, sì. North Life, so. Ah beh. Quella sarà molto divertente. Allora, hanno pittato a metà dei partecipanti hanno già effettuato la sosta. Prosegue invece Gabrielli, si ferma adesso a Uletta, quindi anche lui relativamente divisa a metà lo stint, così come lui e Donnini e lui e insieme collati, sì. Siamo un po' qui a vedere qui vedremo poi se uno dei due cambia gomma oppure no, in base a quei 5 secondi aggiuntivi che dicevamo prima. Eccoli qua, si fermano uno dietro l'altro, Donnini e Rinaldo Luin. Non c'è bagarre, ho un attimo qua a vedere fisso. Vediamo live la ripartenza. Lui ne è quello davanti, no, lui ne è dietro, noi siamo su Donnini, lui ne dovrebbe essere quello dietro in teoria, sì, eccolo lì, sì, eccolo qui, messo giù e parte, e parte lui, in parte, e allora Donnini cambia la gomma. Credo abbia cambiato, no, beh, però 5 secondi mi sembra. Adesso vediamo bene cosa ci dice la statistica. Allora, allora intanto rientra dietro a Maggi. 35 lui, 39 Donnini. Sì, allora ha fatto il cambio gomma e Donnini. Ed è quello che dicevamo prima, le Porsche verosimilmente faranno. Ah, si è fermato Gabrielli intanto? Non si ferma Gabrielli, faranno quasi tutti il cambio gomme. Adesso non so se è il tempo anche di Maceroni della sosta. Per capire se effettivamente è andato al cambio gomme oppure no. Però generalmente la Porsche consuma di più. Usura di più la gomma, quindi. 35 secondi Gabrielli 35, Maceroni riesci 30, a vedere Maceroni 30. Maceroni 30? Sì. Sì, sì. Anche tempo totale del pit lo conferma, 59 secondi contro il minuto 3 di Gabrielli, il minuto 6 di Auletta. Attenzione, guadagnato qualcosina, dovrebbe aver guadagnato. Mentre lui si è fatto sotto a Maggi. Adesso, ma allora Maceroni mi sembra in realtà più lontano di Gabrielli, perché ce lo dà a quasi 9 secondi. E non vorrei. Oh, c'è qualche problema con. Non lo so. Con il timing dei soste. Non escludiamo nulla, eh. Pelliccioni Conversano, e quindi manca solo Elio Sessa. Vediamo se si ferma adesso. No, continua, e allora sarà Elio leader, quanto almeno per un giro. Ma io credo che, allora, non me ne voglio al live timing, ma credo che ci sia qualche errore, anche perché Maceroni è uscito ancora più lontano, nonostante abbia fatto 5 secondi in meno di sosta. Non saprei, davvero, difficile a dirsi.
qualche problema lo stiamo riscontrando ultimamente con il software, per esempio, quindi potrebbe anche, eh? Lui si avvicina a Maggi, che ha usato un altro decimo. Lui l'abbiamo visto bello carico, eh? Sì, lo so, ha lasciato andare in temperatura le gomme dopo la sosta e si è rimesso subito a caccia di Maggi. 36, stampa il suo best in questo passaggio. Super Rinaldo, attenzione a Rinaldo. Attenzione, c'è una gialla. C'è una 9. Murgida si è girato. Ah, è fermo Murgida. Ah. Non parte più la macchina. E è ancora lì. Abbiamo visto mettere seconda, terza, no, proprio ha dei problemi. Non so se magari si è disconnesso il volante, boh. Potrebbe, non saprei. Più la pedaliera, visto che le marce le innestava. Oh, sì, comunque. Peccato, potrebbe essere forse il primo ritiro. Mentre Elio continua. Mi sa che si... Si ritira, rientrate box. Continua Elio. E attenzione a questo punto a Conversano, perché si sta avvicinando a Maceroni. Maceroni che ha perso 3 secondi nell'ultimo giro, Maceroni. Grande Lewin che si fa rivedere dove prima aveva chiuso un bellissimo sorpasso. Diciamo che alla 3 gli piace tanto. Decisamente, sì. Ci sta regalando spettacolo Rinaldo quest'oggi. Teniamo d'occhio Maceroni Conversano, perché... Ha spaccato cambio probabilmente. Morto, peccato, penso di aver sparato troppo presto prima della curva. Penso che sia il buon Murgida. Ah, aia. Brutta cosa. Sì, decisamente. Peccato. Decisamente. Realismo nel bene e nel male. Ok. Peccato, cavolo. Davvero peccato. La prossima. Confidiamo in questo Lewin, che vi fa vedere lungo, però qui ha sbagliato, qua lascia tanti metri, quindi difficilmente potrà riprovare il suo marchio di fabbrica per quanto riguarda la gara di oggi, quantomeno staccatone in curva 3. Infatti no. Ora ha di ricostruire un pochino, no, ma sbaglia! Maggi. Sbaglia Maggi! E allora serve su un piatto d'argento adesso la possibilità a Lewin di portare l'attacco per prendersi la settima, anche se forse ha tratto un po' in inganno questo errore, non è riuscito a affrontare bene curva 3 e quindi Maggi riesce a difendersi e rimanere davanti. Però lui che vola. Non molla Rinaldo. Oh. Mentre si ferma Elio. Si ferma, sì, Elio, esatto, quindi leader. Fermo. E Gabriele si riprende la prima posizione. E Conversano 2-3 da Maceroni. Problemi gravi per il pilota 88. Purtroppo per lui sì. 31-1 contro i 29 e mezzo del primo e del terzo.
Nala 1. Problemi gravi, 31-1, insomma. No, però, rispetto al 29-5, ovviamente, si intende, eh. Ora lui è vicino, occhio! È uscito benissimo qui Rinaldo. L'ha preparata molto bene l'uscita da curva 1, sfruttando anche una velocità maggiore data dalla traiettoria più interna. Vediamo se adesso riesce a affrontare, a affondare la staccata dentro Rinaldo. Pulitissimi! Ma che staccatone di nuovo! Spettacolo, Ruin! Ma non è finita, Maggi ora può avere un'altra chance. Siamo. Sfruttando la scia, quindi scesa. Va dentro, ma Ruin non ci sta, anche se è dentro ora avrà favore Ruin, ma Maggi potrebbe chiudere davanti. Botta e risposta con Maggi che si riprende la sesta, se la riprende di cattiveria. Bello! E lui ne deve riaccodarsi, deve rifare tutto da capo ancora, quando mancano 18 minuti. Che lotta qui per la sesta posizione, correttissimi, bravissimi, bravissimi sia Maggi che lui. Sì, sì, sì. È così che vogliamo, è questo che vogliamo vedere. Bello, bello, bello. Ed è di nuovo vicinissimo. Non è finita, uno, non è finita, no, ancora. No, no, no. 1 e 3 con Versano, tengo anche l'occhio lì. Prende l'esterno così come prima. Tutta la come pista prima. È qualcosa di più. Non riesce ad incrociare come ha fatto il giro precedente, però ora potrà avere tutta la scia a disposizione qui sul rettilineo in salita che porta la staccata di curva 3. Ci riprova all'interno. No. Bene Maggi stavolta. E occhio che il Conversano è arrivato. Conversano è arrivato. Crollo verticale per Maceroni. Ha perso un altro secondo rispetto a Conversano nell'ultimo giro. Può sperare di, se tiene questo ritmo, di tenersi dietro forse a Auletta, che gira in 31 adesso. E ha 7 secondi da recuperare. Possibilmente verrà attaccato a brevissimo da Conversano, che sta andando nettamente più veloce. Uscita dalla 1. Traversone per Conversano e ora qui ha una chance. Punta la Porsche di Maceroni, può provarci qua in staccata. Di curva 3 protegge, no, non protegge neanche. Maceroni lunghissimo, no, neanche troppo. No, tenuta, l'hanno fatta diversa. L'hanno fatta diversa, sì. Sembra non girare Maceroni, poi è riuscito a buttarla dentro. Ha mancato il punto di corda, però è riuscito comunque a star dentro i limiti della pista. Mentre qui Rinaldo è passato Rinaldo alla 1. Ma che uscita da curva 1 è incredibile. Incredibile lui nel primo settore. Passa, l'ha mollato lì, eh. L'ha mollato lì ora, sì, Maggi. Sì. Occhio, Conversano, che rischio! È attaccato! Gli ha tolto la targa praticamente, mamma mia! Quasi contatto tra Maceroni e Conversano. Sta cercando di difendersi in tutti i modi il pilota Porsche, in nettissima difficoltà dopo la sosta ai box. Conversano deve avere pazienza perché sa che l'avversario è in difficoltà. Vediamo se ci prova già qui in curva 1. Vai interno. E affonda, lo fa qui. Maceroni ha frenato anche un po' prima per provare l'incrocio, anche se consapevole probabilmente di non averne abbastanza. Vediamo la Lamborghini traziona meglio la Lamborghini. Però ci prova lo stesso. No, non penso, esterno. Toccano. Qui Maceroni giustamente. Toccano, ne approfitta Pelliccioni. Sì, sì, sì. bravo però. Correttissimi. Maceroni, sì. Pelliccioni che va, e occhio a Auletta ora che arriva potenzialmente.
Peccato, peccato questo contatto che rovina la gara per entrambi. Sì, Conversano si ritrova sempre in terza posizione, in realtà poi Maceroni ad averne persi due. Tutto questo ringrazia Pelliccioni che in un colpo solo si ritrova Sì. in E seconda posizione. buonasera Beppe, benvenuto per questo finale. Qualcosa da dare dovrebbe ancora avere, perché secondo me, soprattutto qui, qualcosa potrebbe ancora cadere. E anche Auletta a questo punto potrebbe arrivare su Maceroni. Dicevamo che se avesse passato Conversano in modo, cioè se Conversano fosse passato in modo pulito, Maceroni aveva forse la possibilità di difendersi su Auletta. Ora sarà difficile. Molto Sì, difficile. sì, sì. E ovviamente under investigation il contatto Conversano Maceroni. Vediamo se la DG deciderà per una penalità. Eccola qui, già data in termini di secondi. 5 secondi per Maceroni. Che questo, potrebbe costargli, ora dipende quanto ritmo Beh, riuscirà a tenere, sicuro, però vabbè. lui anche probabilmente sarà davanti Adesso è ma lontano, perché 13 secondi. sì, no, scusa, cioè, il monitor dei tempi che sballa leggermente perché è passato da 8 a 15 ai tempi della luce, sto tornando in giù, non capisco. Fa un po' di montagne russe il tempo, ma va bene. Maggi comunque non l'ha lasciato andare via, lui. Se l'è tenuto lì. No, rimane lì 6-7 decimi. Si Comunque sta probabilmente va. riavvicinando anche Donnini. Sta Non è riavvicinando lontano, anche eh. Donnini. Attenzione perché il finale di gara potrebbe riservare, non ne dubito, momenti da ticket che oggi hanno rispettato relativamente, purtroppo, però si è riusciti comunque a vedere, penso, buona parte delle bagarre. Sì, dai, alla fine anche tramite Europlay siamo riusciti bene o male a vedere tutto. Si avvicina Uletta 1-3, che in realtà comunque è già davanti a Maceroni, però sicuramente vorrà prendersi la posizione anche in pista. Adesso dice 12 secondi, dietro contatto, attenzione, contatto con Maggi e Bottiglieri, sì, Bottiglieri che si è girato in curva 3 in comprensione tra il pilota della Porsche 24 e Maggi, sì, non si sono capiti, non si sono visti. E ne approfitta Donnini che ha tentato l'attacco, no, però rimane dietro. Auletta 8 su decimi. Maceroni, sì, 7 decimi, 8. Con Donnini qui che ne approfitta. Luin ne ha potuto approfittare per provare a scappare ancora un po'. E ora Donnini potrebbe fargli un altro grande favore se tiene occupato un po' Maggi. Sì, lunghissimo. Donnini, oh, andiamo un attimo su Auletta che vuole prendersi la posizione in pista, non vuole aspettare fine gara e usufruire della penalità di Maceroni. Dieci minuti alla fine, sì, comunque ti dà maggior soddisfazione prendersi la posizione in pista. Allora, lui nell'ultimo giro in realtà ha perso su Maceroni, quindi nonostante questi 5 secondi, salvo altri errori, almeno la quinta dovrebbe tenerla.
Vediamo anche vediamo perché la lotta. Ora è vicinissimo a Auletta. Ha perso qualcosina nello spunto, però è vicino. Ora sta qui, se farà veloce curva 1 tra usufruire di scia e quindi una possibile staccata, però è meno vicino di prima, eh? Sì, l'ha fatta bene in realtà Maccheroni, sì, curva 1, sì. Riesce almeno in questo giro a difendersi. Poi si avvicina qui in frenata, però non basta per per intanto no. Il lungo di Donini invece ha dato un po' di fiato a Maggi, che sta provando ad andare a riprendere il win. Ha guadagnato 4 decimi nell'ultimo giro, un secondo e 4, adesso li divide, gli mancano 8 minuti, quindi fattibile il ricongiungimento di questi due. Auletta vicinissimo a Maccheroni adesso, quindi direi che non so se è il caso di provare. E invece in uscita qua ci prova, poi va, la traiettoria è a favore, quindi quasi vediamo. Si tocca ancora, no, è davanti adesso. E si prende così la quarta, mentre è arrivato un warning per Bottiglieri per il contatto che abbiamo visto prima con Maggi, con l'incomprensione, sì, durante la fase di doppiaggio. Maccheroni proverà a stare attaccato da Auletta, ma a parte il discorso dei 5 secondi, non credo. Auletta, anche se non di tantissimo, dovrebbe avere quel poco più di margine, però svalungo e scoda, e attenzione, lascia la porta aperta a Maccheroni, che ora in piena scia ha trazionato nettamente meglio. Vediamo se prova un affondo qui per riprendersi la posizione, anche se virtuale, lo prova interno, non riesce a ribattere Maggi, e va Maccheroni. Di orgoglio, si riprende la quarta posizione Maccheroni. Ha sfruttato quell'indecisione Auletta, di ovviamente Auletta, non Maggi, scusami. Però... ovviamente Auletta. Non ci sta Auletta, non ci sta. Lì sì, in quella curva si è vista proprio la differenza che c'è tra le due vetture, soprattutto in termini di trazione, perché Auletta, nonostante l'errore, è riuscito a rimanere davanti, sì, in curva. Poi Maccheroni in realtà sul finale di rettilineo ha avuto lo sprint in più per riuscire a affondare l'attacco. Sono di nuovo qui e si accompagnano un po', ma qui tiene giù il piede Maccheroni, perché ci riprova subito. Secondo me ha fatto il largo, ha tenuto giù per uscire forte, usa la scia fino all'ultimo, c'è qua interno, lasciato si ributta, spazio, si ributta dentro, si gira, e poi quasi però la perde. E allora Auletta ringrazia, e bellissimo, allunga, duello allunga Auletta, bella botta lunga risposta con Maccheroni, che ha tentato di tutto per rimanere davanti. Mamma mia, con Maggi che è tornato su Luin a 5 dalla fine. Che duello spettacolare che ci hanno proposto. Sì, assolutamente. Che battaglia Maccheroni da Auletta, mamma mia. Ho detto lo stesso senza vedere il commento, ma ci sta, è giusto. Più che d'accordo. Spettacolo, poi pulitissimi anche nel problema avuto. Bravissimi, bravissimi. E Maggi non ci sta, vuole riprendersi la sesta su Luin. E attenzione a Donnini, perché comunque non è lontano. No, se si ostacolano, Donnini potrebbe tornare.
Non c'è ancora tantissimo tempo a disposizione perché mancano 4 minuti, però Gabrielli continua a inventare. Nascere una lotta, sì, no, Gabrielli mai inquadrato, sta dominando, quasi 30 secondi di vantaggio su Pelliccioni. Altro mestiere, sta per arrivare la seconda vittoria per Gioele, per il team GRR. E dopo aver vinto Valencia con le BMW gialla, bottiglieri, 4 bottiglieri, sì, resto qui perché potrebbe esserci un attacco di Compalati che è tornato su Elio. Elio che è stato leader per 2 o 3 giri, ricordiamolo. Buon Elio Sessa, l'ultimo a fermarsi, che oggi non fa la safety car. Esatto, abbiamo la prova che non fa la safety car. 3 minuti. E guardiamo anche un po' sulla mappa dov'è Gabrielli, ma anche dove manca un minuto, dovrebbero essere ancora due giri al limite, credo. Appena arriva, mancano 50 secondi. Sì, diciamo che può fare un po' quello che vuole. Finisce questo e poi 2 giri. Ma non come ieri, però, che il leader ha alzato il piede e purtroppo non ha preso la bandiera di tipo. Io penso veramente si parli di millesimi, perché era 1,57 senza sapere quanto. Che rischio con Palati, la tenuta però, Cosa ha fatto questa immagine da copertina? Questa immagine da copertina con Palati. L'abbiamo da fuori e adesso da dentro. Spettacolo! Che controllo! Questa la deve stampare e mettersela nella sua camera. Bellissimo, malgrado gli abbia fatto perdere contatto con Elio e forse la possibilità di lottare. Grazie per lo spettacolo. Maggi, so può stare, ha reagito lì, lui, ha reagito lui. Quando ha visto il tempo sotto il secondo si è svegliato. 1:30 alla fine. Sì, manca un minuto, sì, più o no, meno, decisamente, Gabrielli, sì, quindi sì, sì, questo più un giro. Palati già tornato sul secondo, 7 decimi su Elio, sì, teniamo d'occhio anche lì. Ha risposto lui nell'ultimo giro, vediamo adesso, arrivano sul traguardo, 8 decimi tra lui e Maggi. Si ritorna qui dove 38-39. Con Palati ci ha regalato il drift della gara. Mentre Gabrielli sta per iniziare l'ultimo giro. Ah, si gira con Palati. Si gira con Palati. Ci ha provato. Era già al limite prima, evidentemente. Sì. Beh, non ha rotto, ha fatto bene. Aveva il margine, ora deve solo portarla a casa. E allora andiamo su Gioele, dai. Andiamo su Gioele per rendere onore al dominatore del Red Bull Ring, che ha resistito agli attacchi iniziali di Maceroni e poi è stato un dominio incontrastato, giro dopo giro costante sotto il 30, a mettere quei secondi necessari per vivere gli ultimi minuti, anzi gli ultimi minuti, insomma, hai anche gran parte, più di metà gara, completamente da solo. Andiamo un po' on board con la numero 35. Vediamola da tutte le inquadrature, visto che l'abbiamo vista veramente pochissimo. E consolida anche la leadership del campionato, visto che Giuffrida non è presente.
lui che era arrivato in seconda posizione. E neanche Becci è presente, quindi decisamente allunga. E allora, eccolo qui, Gioele Gabrielli, che vince anche il secondo round dello Spring Championship qui a Red Bull Ring. Un dominio incontrastato, 40 giri per il buon Gioele. E va a trionfare con più di 30 secondi, se non sbaglio, di vantaggio su Pelliccioni. Pelliccioni che sta affrontando adesso la penultima curva, ultima curva, secondo posto, grande risultato comunque anche per lui. Un po' aiutato dal contatto con Versano Maceroni, ma comunque si è fatto trovare pronto. Seconda posizione a 29 secondi. Mamma mia, 29 secondi da un super Gabrielli che quindi vince anche qui. Domina Gioele, secondo Pelliccioni, terzo con Versano, che sicuramente avrà da occhio che recriminare. Qua. Sono riavvicinati un attimo all'ultimo. Ma niente, chiude così. Lui ne è riuscito. Così con Auletta Maceroni, che quindi con i 5 secondi riesce a mantenere il quinto posto, è un grande Rinaldo Luin, che ci ha fatto divertire con le sue staccate, i suoi attacchi. Un grande sesto posto, poi Maggi, Donnini, ottavo, Sessa, nono, e Compalati, che è l'ultimo pilota a pieni giri. Va a chiudere, eccolo qui, in decima posizione. Poi doppiati Di Fronzo, Ghirardelli, Bottiglieri e ritirato Murgida. Vedo due volte Di Fronzo, non capisco perché. In classifica, ok. Però. Dovrebbe essere corretta la... vediamo... da me la 11... Sì, undicesimo, poi dodicesimo Ghirardelli, Bottiglieri, Murgida. Dovrebbe essere undicesimo, sì. Perfetto. Fantastico. È davvero... nonostante i pochi piloti, comunque, come sempre, ci siamo divertiti alla grande. Abbiamo messo subito gli highlights. Abbiamo magari il tempo per qualche intervista, l'altra volta l'avete fatto? Sì. Ok. I primi tre. Quindi Gabrielli con Versano, no. E Pelliccioni. Esatto, Pelliccioni. Se avete grande rato, se avete domande, mi raccomando, è il momento di farle dalla chat, si intende, per i primi tre. Noi torniamo subito. Ed eccoci tornati con i protagonisti della questo secondo round al Red Bull Ring. Abbiamo il podio più Rinaldo, che l'abbiamo scelto come pilota rappresentante, visto che ci ha fatto divertire con i suoi sorpassi. Allora, io inizierei dal vincitore, Gioele. Ciao Gioele. Buonasera a tutti. Beh, allora, intanto complimenti, perché hai fatto un super tempo in qualifica e secondo me potevi anche scendere sotto il 29, e poi gara dominata, salvo qualche
giro con macerone al calcagno poi hai allungato e controllato. Sì, in qualifica un decimino potevo toglierlo, poi in gara sapevo che la Porsche i primi giri andava veramente forte, l'obiettivo è tenerla dietro, poi invece la Lambo gestiva molto meglio la gomma, cioè sentivi molto di meno il drop, quindi alla fine è stata una gara abbastanza di gestione. Tutto sommato mi sono divertito perché comunque sì, ho tenuto una costanza abbastanza precisa, molto contento comunque, seconda vittoria, meglio così si muore. Esatto, sì, seconda vittoria, quindi stai dominando questo mini campionato, vediamo se anche la prossima Monza ti ritroveremo qua. Speriamo. Dai, complimenti ancora a Gioele. Grazie. E allora, poi passiamo al secondo classificato, Giovanni Pelliccioni. Ciao Giovanni. Ciao a tutti, buonasera. Ah, complimenti, secondo posto un po' inaspettato, con il contatto con Versano e Maceroni, però tutto sommato non eri troppo distante da loro e quindi un secondo posto, un podio giusto. Sì, dai, io ero già contento per il quarto posto, questo mi è stato regalate due posizioni, ancora meglio. È importante farsi trovare pronti e sfruttare le occasioni. Sì, ero loro leggermente un pochino più veloci erano, io cercavo di stare dietro, mi sono divertito molto con Auletta, abbiamo fatto una bella battaglia a metà gara e poi dopo sì, è stata una gara di mantenimento, insomma. Sì, infatti ti abbiamo inquadrato nella prima parte, battaglia con Pino. Però dai, alla fine secondo posto, che sia di buon auspicio anche per te per la prossima gara a Monza. Va bene, grazie a te. E allora andiamo da Davide Conversano, terzo posto un po' amaro, forse il secondo poteva essere più giusto col contatto con Maceroni, è il risultato decisivo. Sì, è un secondo, l'ho visto sfuggire, quindi sì, un terzo posto amaro, però tutto sommato una buona gara. Ho pensato più all'inizio della gara ad allungare su quelli dietro e poi a concentrarmi su Maceroni, che sapevo che, come ha detto Gioele, che avrebbe sofferto il drop della gomma, quindi mi sono messo sul mio passo. E poi quando ho visto che era l'occasione ho iniziato a spingere per prenderlo, poi ho fatto l'opposto di quello che ha fatto lui e quindi ho visto che non ha cambiato gomma e ho deciso di cambiarla per avere la gomma più performante. E tutto stava andando secondo i piani, poi il contatto e la seconda posizione persa, però un buon risultato. Sicuramente potrai rifarti già a Monza il prossimo appuntamento con le GT2. Sì, speriamo che va meglio. Grazie mille, complimenti ancora a Davide. Grazie. E adesso andiamo da Rinaldo, che ha concluso il sesto posto, che però ci ha fatto divertire per quasi tutta la gara con le sue staccate, attacchi, difese. Ah, raccontaci un po' com'è andata, Rinaldo. L'uomo di curva 3, scusa. Vai, sì, ciao a tutti. Bellissimo, stressante, impegnativo. Comunque devo dire, se non era Riccardo Maggi, che lo amo, che andiamo a leggere più sbagliamenti, ci divertissimo. Nini, che è stato bravissimo, aveva cose in più. Non riuscivo sicuramente a batterlo, ho avuto fortuna che ha un errore a curva 1 e già appunto mi ha detto che ha fatto marcia, è stato lui per Maggi e niente, comunque diciamo stint, ho fatto molti errori e invece dopo il pit stop sono più concentrato, avevo Mark nella testa che mi diceva freno piano per uscire veloce. E ho guidato più pulito, ma insomma
portato a casa. Bellissimo, sono contento e soddisfatto di tutti. Grazie mille Rinato, veramente complimenti. Grazie. E allora Nick, io direi che siamo in chiusura, se intanto stanno scorrendo gli highlights, però sono quasi finiti, abbiamo visto che manca anche lì poco. Sì. E ricordiamo il prossimo appuntamento col terzo round della Spring Championship il 4 giugno a Monza con le GT2, quindi molto interessante anche questa intrigante categoria, che sì, abbiamo imparato a conoscerla un po' lunedì con soprattutto Maserati, adesso è arrivata anche la KTM, non so se poi ci saranno altre scelte tra i vari partecipanti, però non mancate perché sarà un appuntamento molto intrigante. Noi invece come CMAE torneremo domani per un evento speciale in ricordo di un nostro amico, sempre su Assetto Corsa Competizione, a Spa, un'ora, un evento FMP, quindi dalle 9:30 chi volesse ci trova qua e può ricordare insieme a noi il nostro caro Roberto. Assolutamente. Lascio a te, Nick, i saluti finali. Ma che dire, faccio complimenti a tutti, grazie mille a voi piloti e chi organizza, siete bravissimi voi e tutti gli altri che hanno corso, corretti e fortissimi. La chat è stata spettacolare, Fede, tu sei stato il solito fondamento che senza il quale non farei nulla. E che dire, buonanotte a tutti. Penso che faccio ripartire le lights appena finiscono, così li guardiamo a schermo intero e a domani. Buonanotte, grazie a tutti. Buonanotte. Ciao ragazzi, notte, grazie. Notte. Piccioni. Poi Maggi, Luin, Donnini ed Elio Sessa, poi con Palati di fronte, Ghirardelli, Morgida e Bottiglieri.
vittoria esterna per il numero 35 Giulio Gabriele, all'interno per Maceroni. Vediamo anche sullo scatto tra Lamborghini e Porsche chi avrà la meglio. Maceroni sarà fondamentale riuscire a mettere subito davanti il muso della Porsche a quello di Gabrielli, in modo da bloccare un po' la possibile fuga. Schuaid, ora attenzione alla bandiera verde che sta per scattare. Bugmaster Rock'n'Roll parte alla grande. Gioele Gabrielli che si mette subito davanti e riesce a difendersi da Maceroni, con dietro Auletta e Pelliccioni che vanno quasi al contatto. Dietro c'è anche una vettura, se non sbaglio proprio Rinaldo Luin, che è andato a tagliare curva 1 passando sull'erba per evitare i contatti. Curva 1 dell'Austria che solitamente è sempre teatro di incidenti molto importanti, ma bravissimi tutti i 14 piloti. Lì dietro era, penso che era Maggi. Allora, è tornato con Versano? No, Auletta. Che mi è tornato nei tempi, non capisco più nulla. Ah sì sì, c'è no, Conversano. Conversano ha fatto il passo alla fine della 3. È apparso all'improvviso. Che partenza. Un altro errore nel settore centrale, perché nel T1 era a 6 decimi. E poi è scivolato. Attenzione, Elio Sessa che si butta all'interno con Luin, che allunga la frenata e rimane davanti. Linea di traverso, la tenuta. Sì, ha dovuto, poi ha perso la posizione su di Fronzo e anche su, credo abbia perso anche un'altra posizione. Si deve un coniglio, ma sicuramente non molla niente. Poi siamo a 5 minuti dall'inizio, quindi la gara è tutta che dentro, mamma mia, era aperta ancora la tenuta. Non ci sta neanche con Palati, che era aperta ancora la tenuta esce fuori pista quasi per passare Elio e si riprende. Sto bene a non andare al replay, perché qui tale dove Gioele, abbiamo visto anche in qualifica avere quella marcia in più, lì aveva dato circa 3 decimi a tutti. Ne ha parte un po' deve aver fatto un errore guidata. Ah, è lungo, sì. Però la tiene, era da prima massimo seconda fila il ritmo che sta portando ora, quindi wow. Mamma mia, che controllo, controllo fortissimo qui, comunque, 29-4. E comunque è stato un lento riavvicinarsi, ma non c'è tutta questa grande differenza a livello di ritmo qua. Secondo me, se con Palati passa, può allungare sì. Abbastanza facile. Va lunghissimo, allora. Forza, va lungo. Tiene giù, ma niente, no. Ancora lui, adesso va, attenzione! E lo chiude proprio quando abbiamo cambiato. Incredibile. Riesce a passare con quello che abbiamo detto, cioè avere più ritmo del pilota Lamborghini. Ha già messo un po' di metro. Però attenzione! Intanto si ferma di Fronzo, approfitta. Che rischio qui per Compala. No, ok, allora. Non vedo nessun requisito minimo. Donnini con Maggi che poi si difende e passa anche lui in su Donnini, che ha sbagliato l'attacco e ha perso la posizione anziché guadagnarla. Occhio Luin adesso, però che è vicinissimo a Maggi, sì. Va interno. Ti
la tiene dentro, dietro a lui. On fire lui. Grandissimo sorpasso di lui, sì. Uno, no, non basta, prima era più vicino, credo, eh. Comunque, appena finisce la lotta, poi torniamo sul discorso. Oh, come si fa a partecipare? Si toccano. È un incrocio pericoloso tra pelliccioni. La distanza. E ora all'interno. No. E adesso affonda e riesce a passare. Adesso lo chiude. Chiude la porta. Vediamo se. Prova contrattacco, no. Va, pelliccioni. La grossissima differenza di ritmo, così come l'abbiamo visto invece tra per compalmati. Dai, errore violetta qui. Sì. Lungo. C'è una 9. Morgida si è girato. Ah, è fermo Morgida. Non parte più la macchina. Dovrà ricostruire un pochino, ma sbaglia Maggi. E allora serve su un piatto d'argento adesso la possibilità a Luin di portare l'attacco per prendersi la settima, anche se forse ha tratto un po' in inganno, sfruttando anche una velocità maggiore data dalla traiettoria più interna. Vediamo se adesso riesce a affrontare la staccata dentro Rinaldo. Pulitissimi, ma che staccatone di nuovo, spettacolo Ruin. Ma non è finita, può avere un'altra chance. Andiamo. Sfruttando la scia, quindi scesa, va dentro, ma Ruin non ci sta, anche se è dentro ora. Avrà a favore lui, ma Maggi potrebbe chiudere davanti. Botta e risposta con Maggi che si riprende la sesta. Tutto un punto di corda, però è riuscito comunque a star dentro i limiti della pista. Mentre qui Rinaldo è passato Rinaldo. Alla 1. Ma che uscita da curva 1 è incredibile. Incredibile lui la Lamborghini. Però ci prova lo stesso. No, non penso, esterno. Toccano. Prima c'erano i toccano, ne approfitta pelliccioni. Sì, sì. Con Maggi e Bottiglieri. Sì, Bottiglieri che si è girato in curva 3 in comprensione. Tra il pilota della Porsche 24 e Maggi, non si sono visti. È il caso di provare. E invece in uscita qua ci prova, poi va la traiettoria a favore, quindi quasi vediamo. Si tocca ancora. No, è davanti adesso. E attenzione, lascia la porta aperta a Maceroni, che ora in piena scia ha trazionato nettamente meglio. Vediamo se prova un affondo qui per riprendersi la posizione, anche se virtuale. Lo prova interno, non riesce a ribattere Maggi e va Maceroni forte sulla scia fino all'ultimo. Qua interno lasciato spazio, si e poi però la perde. E allora Volta ringrazia e bellissimo lunga. Due giri, ma non come ieri, però, che il leader ha alzato il piede e purtroppo non ha preso la bandiera di tipo, io penso veramente a fare di millesimi. Era 1,57 senza sapere quanto. Che rischio con Palati, la tenuta però, Cosa ha fatto questa immagine da copertina? Questa immagine da copertina con Palati. L'abbiamo da fuori e adesso da dentro. Spettacolo, che controllo. Palati ci ha regalato il
drift della gara. Mentre Gabrielli sta per iniziare l'ultimo giro, si gira con Palati. È stato un dominio incontrastato, giro dopo giro, costante sotto il 30, a mettere quei secondi necessari per vivere gli ultimi minuti, hai anche gran parte, più di metà gara, completamente da solo. Andiamo un po' on board con la numero 35. Vediamola da tutte le inquadrature, visto che l'abbiamo vista veramente pochissimo. E consolida anche la leadership del campionato, visto che Giuffrida non è presente. Lui che era arrivato in seconda posizione. E neanche Becci è presente, quindi decisamente allunga. E allora, eccolo qui, Gioele Gabrielli, che vince anche il secondo round della Spring Championship qui a Red Bull Ring. Un dominio incontrastato, 40 giri per il buon Gioele. E va a trionfare con più di 30 secondi, se non sbaglio, di vantaggio su Pelliccioni che sta affrontando adesso la penultima curva, ultima curva, secondo posto, grande risultato comunque anche per lui. Un po' aiutato dal contatto con Versano Maceroni, ma comunque si è fatto trovare pronto. Seconda posizione a 29 secondi. Mamma mia, 29 secondi da un super Gabrielli, che quindi vince anche qui.